What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su A Plague Tale Requiem. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 20 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime, per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa sono successe un po' di cosette. Che dire ragazzi, sono attualmente alquanto perplessa perché vorrei veramente capire dove ci sta portando tutto questo, a che fine, insomma, cosa stiamo ancora cercando effettivamente. Davvero stiamo ancora cercando una cura per Yugo? Non lo so, perché non so se una cosa del genere possa essere possibile. E ci siamo ritrovati in un'area sotterranea dall'aspetto alquanto sinistro e maestoso, perché questo posto è veramente enorme. E quindi l'ultima volta ci eravamo lasciati esattamente qui, ragazzi. Non dovrebbe essere ici. E ben, on y. Alla fine delle cose ci siamo, perché non dovremmo essere qui? Abbiamo fatto tutta questa cavolo di strada per arrivarci. E oddio. No, no! On a besoin de feu! Avvisiamo! Sì, subito, subito, subito. Assolutamente. Prima che i raffici di voi, oddio santissimo. Oddio. Attendez, ces feux, ces rails, ils ont construit tout ça pour les tenir à l'écart. Quoi? Oui, on peut dégager le passage. Si tu le dis, on commence où? Ok ragazzi, pazzesco. A quanto dice Amicia, sembrerebbe proprio appunto che abbiano creato questo posto per riuscire a tenere a bada le ondate di ratti. Non so se ci stiamo rendendo conto ragazzi di quanti sono. È spaventoso, se uno veramente ci si sofferma a pensare. Allora, i carri qua intorno sono tanti, sono veramente tanti. Ecco fatto, quindi proviamo a tirarli, ragazzi. Ces braseros peuvent être déplacés. Montez sur rail, nourri au feu grégeois. L'ordre sait comment y faire avec les rats. Vabbè. Bien, voyons voir. Ok, quindi adesso che ce l'abbiamo. Oddio, là in fondo c'è altra roba però. Non possiamo più usarlo, vero? Sì che lo possiamo usare, possiamo ancora usarlo ragazzi, quest'affare. Quindi proviamo comunque ad avvicinare tutti i carri, perché ci servono. All'autre bout du pays, c'est pas une coïncidence, j'imagine. No, c'est la macula qui relie. Voilà, c'est fait. Ok, quindi alcuni di questi carri ragazzi non si spostano più di così, eh. Infatti quello è rimasto abbastanza distante. Quindi vediamo un attimino anche questo fin dove riusciamo a tirarlo. E voilà. Tu tiens le coup, Hugo? J'ai peur. C'est normal. Mais ça va aller. Ok, anche questo sembrerebbe essere a portata di mano, ragazzi, quindi la cosa è ovviamente positiva. Quindi questi non possiamo spostarli come vogliamo, ovviamente. Possiamo spostarli solo ovviamente sulle rotaie su cui sono stati costruiti. Quindi vedete? Esatto, esatto. Quindi si possono spostare avanti e indietro sulle rotaie, quindi anche a sinistra e a destra, ovviamente. Tout ce feu grégeois, je comprends maintenant. Ok, quindi le pont est juste après. Mais cette épave bloque le passage. On peut l'enlever? Je sais pas. Il faudrait voir sous un autre angle. Revenons en arrière. Ok, quindi dobbiamo togliere di mezzo quell'affare praticamente. Però a me interessava anche andare qua in fondo, se possiamo, perché sembrano esserci delle casse e ci serve tutto il materiale possibile, ragazzi. Quindi non credo di poterlo usare. Aspettate un attimo. Ah, se usiamo questo, no, non posso comunque. Posso raccogliere la roba? Oh, non posso aprire i forzieri. Emissia aveva detto torniamo indietro. Mi serve un'angolazione diversa praticamente per spostare, cioè poter rimuovere quell'ostacolo da in mezzo ai piedi. Quindi dobbiamo soltanto un attimo capire cosa fare. Allora dobbiamo vedere in che modo utilizzare questi altri fuochi, ovviamente. Buon sang, le rails sono endommagés. Ok, più indietro di così questo non può andare. E quello mi sa che più di così non si era potuto spostare, ragazzi. Quindi probabilmente quello che dobbiamo fare è questo. Ok,
Siamo abbastanza vicini al fuoco. Couvre-nous la voie, arrête maintenant. Perfetto. Via. Sì, possiamo spingere allora non più di qua, ma più in là. E quindi avere accesso comunque a questo forziere. Mi sa che più di così non va, però è quanto basta per poter aprire qua. Perfetto. Ok, creato un po' di ignifer. Almeno posso raccogliere alcol. Allora, se noi provassimo a spingere... Ah, ma di qua la rotaia è bloccata. Quindi comunque non credo che servirebbe a molto portarlo fin qua. Tu realizzi combien de fois Sera ha essayé di nous attraper? Oui, beaucoup. Mais on a toujours été plus malin qu'eux. Parce que ils ne tiennent pas les uns aux autres. Mais nous, oui. Exact. Il n'ira pas plus loin. Cet autre rail là-bas, il mène au pont. Du coup, comment on se débarrasse de cette satanée épave? Laisse-moi voir. Che possiamo fare? Possiamo farlo saltare in qualche modo? Oddio. Allora, c'è qualcosa che luccica lì. Sì, possiamo farlo esplodere, ragazzi. Tenetevi forte. Ecco fatto. A posto. Il n'y a plus qu'à rejoindre cet autre rail. J'ai hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Vous êtes sûr que ce porteur est la réponse à vos questions? C'est évident, non? Tout conduit ici. Aelia nous a menés ici. Les gens sont morts, ils peuvent plus aider personne. Mais c'est tout ce qu'on a. La vérité. Je veux pas connaître la vérité, Amicia. Ah, vous deux. Ugo lo vedo parecchio sconfortato, ragazzi. La cosa non è positiva. Quindi adesso... Comment tu te sens, Hugo? Je me sens bizarre. Bizarre comment? Allez, Hugo, on y est presque. Comment tu peux en être sûr? Parce que cet endroit... Je le sais, c'est tout. Je sais que le porteur est la raison pour laquelle Hugo a rêvé de cette île. Mais surtout, je sais qu'on n'a pas d'autre choix. Très bien, c'était... Non, oublie. Je suis vraiment désolée. Mais il faut qu'on le fasse. Oui. Ne t'énerve pas. Je suis pas énervée. Je suis... triste. Ne sois pas. La situazione è veramente sconfortante, ragazzi, in generale, se uno ci si mette a riflettere, perché Emisia sa qual è il destino di Hugo e quindi è nervosa perché vuole trovare a tutti i costi un modo per potergli salvare la vita, ma Hugo sembra, dice, mi sento strano, sembra quasi tipo essersi rassegnato, tra virgolette, al suo destino. E, è tutto parecchio pesante. Ce l'abbiamo fatta. Bien joué. Ouais. Continuons d'avancer. Ok, qua un sacco di gente c'è morta però. Je n'arrive pas à croire qu'elle les a affrontées seules. Cette fille devait être une redoutable guerrière. Elle était engagée corps et âme. Et il était tout pour elle. Et il souffrait, il était en danger. Elle le savait. Tu sais ce que c'était? Je sens juste la nuit. Comme dans mon rêve. Quand je mourrai. Seigneur. J'espère qu'elle a réussi. Pitié, donnez-nous une piste. Sì, cioè, la situazione di Aelia e del suo fratellino è praticamente identica, fondamentalmente. Cioè, Aelia era, ragazzi, incazzata nera. Cioè, ha ucciso chiunque pur di poter cercare... Insomma, pur di cercare di salvare suo fratello. Pesante sta roba, ragazzi, veramente. Allora... Comincio a sentire la pesantezza della situazione, sul serio. Questo posto è immenso, continuo a dire. È pazzesco. Quanti morti, ragazzi, mamma mia. Je veux qu'on parte. Protéger un, protéger tous. C'est ce qui était écrit dans la chapelle du fort. C'est elle. Aelia. Elle est. La protectrice du porteur. Elle leur en a vraiment fait baver. Mais elle est morte seule. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Je veux pas que tu meurs. Je suis vivante. Je suis vivante. Allez, t'es un grand garçon. Allons donc voir cette porte. Hmm? Quindi Aelia è arrivata fin qui.
Je sais ce que ça fait. De se battre seul. Se battre pour ne pas être seul. J'espère que tu as trouvé la paix, où que tu sois. Tu sais comment on va s'y prendre pour ouvrir ça? Je veux qu'on parte. Quoi? Après tout ce qu'on a fait? Allez. Tu te sens un peu mieux? No, che non si sente meglio. Eh, on est tous épuisés, mais on est ensemble, pas vrai? Bon, ouvrons cette porte. Bene. Adesso bisogna quindi trovare il modo per aprire questa porta enorme, che è davvero enorme. È triste, ragazzi, comunque, è estremamente triste il destino di Elia. Alla fine, cioè, ha combattuto con tutta se stessa, ma è morta sola. Cioè, è morta qui, combattendo per la salvezza di suo fratello. Cioè, è una roba pesante. Oh, veramente pesante. C'è un début. Ça fait bouger les barres du milieu. Ok. Muove le sbarre di mezzo. Cette chose qui sort du sol, c'est une manivelle? Je pense que oui. Sembrerebbe di sì, e quindi. Oh, ça ne tient pas! Okay. Évidemment. Se lo mollo, ovviamente non funziona. E se tiro questa, che succede? Quelque chose sort du mur! Je pense que c'est un frein pour maintenir la barre en place. Je peux peut-être vous aider? Sofia, tu peux t'en occuper? Avec plaisir. Vediamo che succede. Quindi poi mollando ovviamente questa leva. Ok. Ah, ok, cioè, ci sono. Va bene, allora, niente, Sofia deve prima Sofia, ovviamente je compte sur toi. C'est comme si c'était fait. Tirare quella leva e poi tirare io questa per bloccare le sbarre. Ok, adesso, resisti. Aspetta, no, devo... Oddio. Oh... Ok, quindi adesso dovrebbe mollare bon, lei, arrête. Giusto? D'accord. Eh sì, ma se mollo io poi niente, si risblocca tutto. Allora, c'è lo stesso meccanismo da quest'altra parte, ragazzi. Proviamo a fare una cosa, vediamo che succede. Allora, intanto che Sofia... Ok. Intanto che lei tiene lì, fatemi vedere... no, però se non sollevo il resto non si solleva neanche questo, ovviamente. Il fatto è che il freno non rimane. Occupa-toi de ça, Hugo. D'accord. Ok, ma se lui tiene lì... Comunque il freno non rimane abbassato. A few moments later. Non so, ragazzi, proviamo a dare uno sguardo comunque. Il faut y retourner. Qua intorno. Perché mi sa che non possiamo risolvere la cosa adesso. Perché... Cioè, come se mancasse appunto, ragazzi, un terzo elemento per poter fare il tutto. Qua c'è una porta. Ovviamente chiusa. Ma qua sotto c'è un buco. Je te laisse faire, Hugo. Oui. Eh, hey, y a un chariot ici. On pourrait peut-être s'en servir. Oh, davvero? Un carretto? Dove? Ah, aspetta, intanto comunque guardiamo qua dentro cosa succede. E cosa c'è. Regardez. Des vêtements d'enfant. Des jouets. Basilius. C'était à lui. Ça ressemble pas vraiment à une salle de jeu. Les lui ont enlevé. Ça veut dire qu'il est tout près, quelque part derrière cette porte. Une sacrée porte pour un enfant. Pas n'importe quel enfant. On verra bien. Revenons à cette porte. Quindi siamo entrati qua dentro per prendere, vabbè, questo souvenir, diciamo così, tra virgolette. Ah, però Sofia ha parlato di un carretto. Dov'è sto carretto? Me lo sono eventualmente perso. Ok, qua, eccolo qua. Un chariot. Qu'est-ce qu'il fait ici? Vabbè, poco Sofia, importa. Tu peux t'en occuper? Ci può essere utile eventualmente, quindi apriamo qua. Recuperiamo. Il attaché au chariot. Il y avoir une raison. Questo carretto c'è un palo sopra, deve servire a qualcosa. Beh, a qualcosa servirà.
Allora, più di così non lo possiamo spostare, eh? Forse per tenere abbassata la leva. Probabilmente. J'ai besoin d'un coup de main, Sofia. D'accord. Probabilmente per questo. Vediamo se. Se non mi sbaglio. Esatto, si deve alzare prima la grata. E proviamo adesso. Vediamo se l'intuizione è giusta. Ok, la corda sulla leva non l'avevo manco notata, quindi. Intuizione corretta. Ça marche. Une barre de fête. Perfetto. Passons au reste. E adesso l'altro sistema possiamo bloccarlo tranquillamente io e Hugo. Io tirerò questa leva e Hugo terrà il freno con l'altra. Come no? Me lo deve tenere... Ma scusa! Perché non me lo fa fa? Scusate. Lo sto capendo. Occupa-toi de ça, Hugo. Non farò mai in tempo. Est-ce que c'est bon? On peut lâcher. Ce levier est totalement sorti du sol maintenant. Essayons-le. Perfetto, perfetto. Ok, niente, io ho dovuto di rifare l'azione un attimo prima perché sennò non mi lasciava. Ouvrons cette porte, Sofia. Je suis un peu nerveuse pour être honnête. C'est trop important. Beh, se per questo anche noi, eh. Anche noi siamo nervosi. Apriamo sto portone. Oui, oh. Mamma mia, cos'è? C'est quoi cette odeur? Elle ne devrait pas être ouverte. On peut encore la renfermer. Non. Trouvera Basilius. Oh, bonté divine. J'aime pas du tout ce que je vois là. Ça descend. Plus profond. On peut encore partir, Amicia. Non. Non, non. On franchira cette porte, tous ensemble. On y est. Si tu veux faire demi-tour, Sofia, c'est le moment. Allons-y. Je veux repartir. Je t'en prie, Hugo. Niente, ma perché lui è così... irrequieto, non capisco. Ha una brutta sensazione riguardo qualcosa. Ha una brutta sensazione e non penso che sia un buon segno, ragazzi. Ma proprio per niente. L'aria, tra l'altro, qui sembra essere così pesante. Oddio. Qu'est-ce qu'on respire? Mamma mia. Ma l'air è più épais. Il est là depuis longtemps. Depuis Basilius? Je pense. Oh. Je me sens bizarre. C'est ta tête. Il y a du bruit. Courage. Oddio, ragazzi. Io ho paura veramente per quello a cui stiamo andando incontro. Cioè, a sto punto delle cose, cosa ci ritroveremo di fronte? C'est quoi ça? C'est pas très accueillant. Allons voir. Oh mio Dio. Oh Gesù, ragazzi, sono senza parole. È un immenso nido di ratti. Immenso. Ça fait quelque chose. En effet. Soyez prêt à courir. Preparatevi a correre per sicurezza. Io mi preparo psicologicamente, ma penso non si sia mai abbastanza pronti per certe cose. Mamma mia, ragazzi, cioè è pazzesco. Ça a l'air d'aller jusqu'à l'autre bout. Mais il en manque une partie. Oui. Manca un Regardez, pezzo. Ici, il y a un passage qui descend. Bon, il est raide, mais. Oddio, je vois. E chi ha voglia di andare fin là sotto? Ça pourrait faire l'affaire. Andiamo. Je passe devant. Fais attention. Mm-hmm. Non penso al presentimento. Mo so cazzi amari. Oddio, sali per l'amore del cielo. Oddio, ragazzi, oddio. Rien cassé? No. Per fortuna no. Un peu secoué. Au moins maintenant on sait. C'était pas une bonne idée. Comment tu vas revenir? Je vais jeter un œil et voir ce que je peux faire. Attendez-moi. Sois prudente. Oui. Ok. Quindi adesso siamo soli. Non ci resta che scoprire come tirare su l'altra parte del ponte. Comment je vais m'y prendre pour les rejoindre? Oh, mais ces chaînes, tes contrepoids, ils soulèvent les parties du pont. Ok, queste? Celles-ci sont toujours levées. Eh sì, li vedo infatti. Oh, qua c'è un forziere, non me ne ero manco accorta. Non posso raccogliere un tubo. Meno che non mi creo un po' di cose. Ok, e raccolgo queste altre. Allora, i contrappesi. Eccolo qua. È proprio questo che dobbiamo colpire. È andata? Possiamo passare anche da qua? Ok, ci siamo passati in mezzo. Ce
sont ses chaînes. Elles contrôlent le pont. Sì, ma come scendere? La risposta è bella che pronta. Va bene. Je vais continuer et voir ce que je peux y faire. Ok. Il va lui arriver quelque chose, Sofia. No. Tout va bien se passer. C'est la jeune fille la plus débrouillarde que je connaisse. C'est vrai. Mais ok. Elle est toute seule et ils sont beaucoup. Tu la connais. Elle a déjà fait ça plein de fois, non? Elle est tenace, bien plus que. Oui. C'est terrifiant tout ça. Moi aussi je suis terrifiée. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas assez fort, pas vrai? T'es vraiment terrifiée? Oui. Mais que ça reste entre nous. Merci, Sofia. Che dolce Sofia, ragazzi. Mamma mia, allora. Mi sa che qua non ci resterà che usare questo. Ecco fatto. Diamoci da fare. Come l'accendo questo? Da qua, ovviamente. Ma devo arrivare. Devo arrivare. Ok, là in fondo c'è un altro braciere. Lo vedo da qui. Però, arrivarci non è proprio rapidissimo, ma ci proviamo. Allora, facciamo una cosa. Intanto ne accendo un altro qua, nel dubbio. Sì, mi sa che conviene, perché da lì ovviamente la strada sarà un po' più corta per arrivarci. Quindi intanto raccolgo questo e accendiamo il nostro caro legnetto. Quindi via, 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 fatemi passare, fatemi passare, fatemi passare. Ecco fatto. Ne apriamo qua. Bene, bene. Je me sens encerclé. J'habitue pas trop. Ok. Prendiamo altro inipar, prendiamo questi altri materiali, ragazzi, e saliamo. Siamo sicurizzati. Per l'instant, je t'avais dit qu'elle y arriverait. Apriamo qua. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere. E qua c'è questo qua da rompere. Ok, quindi andiamo sull'altra parte del ponte. Possiamo passare da qui, ovviamente. Ça a marché? Oui, on peut traverser jusqu'au bout. Il faut que tu trouves un moyen de revenir maintenant. Je vais m'en sortir, t'inquiète pas. Pitié. Faites que ce soit facile. Oh, il ne tient qu'à un fil. Seigneur, j'espère que je ne me suis pas trompée. Allora, qua dentro cosa c'è? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? L'altro. Ecco fatto. Andiamo qua. Ok, un banco da lavoro. Altra roba però utile, ovviamente. Vasetto. Queste bien. Altre cose. Ok, ragazzi, visto che ci siamo, miglioriamo l'equipaggiamento, anche se comunque mi sembra di aver capito che siamo vicini alla fine, quindi non so quanto davvero potrà risultare utile, ma va bene così. Allora, per poter passare ovviamente dobbiamo accendere qua. Meno male questo carretto c'è, possiamo portarlo fin lì. Là, elle est sérieuse, aie confiance. Allez, Basilius, donne-nous une piste. Il en vaut la peine. Je t'assure. Je t'en supplie. Ragazzi, lei è proprio, cioè, disperata, proprio disperata. Mamma mia, allora, possiamo arrivare fin qua. Hey, t'es coincé, non? Oui, le chariot n'ira pas plus loin. Fais le tour de l'épave, on a quelque chose pour toi. J'arrive. Che posso fare? Vediamo un pochettino. Allora, qua forse posso fare questo, credo. E poi posso passare rapidamente di qua. Ok, meno male. Eh, suis là. Tu vas bien? On a trouvé plus de feu grégeois. Je t'envoie un baril pour que tu déblayes le passage. On l'a entouré avec une corde pour que tu l'attrapes. Parfait. Massa, che organizzazione. Il arrive. Je le vois. Si è bloccato. Forse lo devo tirare. Sì, lo devo tirare. Ovviamente ha detto che ci hanno messo la corda, quindi tiriamolo un po', così ci facciamo strada per il carretto. Tira, tira, tira. Mazza, ci siamo, ragazzi. E via le danze. Ammazza. Alla perfezione, merci. Sì, sì. Je retourne au chariot. Oui. Perfetto. Ho fatto un giretto panoramico. Concentre-toi. Trouve Basilius.
trouve tout ce qu'il y a à trouver et sort d'ici. Et il vivra. È tormentata dall'idea che suo fratello muoia. E ci può stare, ci può stare, ma il fatto che Hugo continui a ripetere che si sente strano, che non dovrebbero essere lì, non lo so ragazzi, mi puzza tantissimo. Ok, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Andiamo di sopra. Qu'on fasse une pause? Non, il vaut mieux y aller. Je suis là maintenant. En route. Je me sens triste. J'ai peur, Amicia. Je sais. On a traversé beaucoup de choses. Mais c'est comme si... s'il y avait quelqu'un dans ma tête. C'est... Basilius? Peut-être. C'est très lourd. J'ai peur. Ça veut sûrement dire qu'on se rapproche. È strano, cioè che effetto può avere comunque Basilius su la fin du pont. Hugo. Il est temps de voir où ça mène. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh, cette odeur, c'est étouffant. Oh. Non, c'est mal, c'est très mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, Amicia. Je veux pas. Mais il le faut. Il le faut. Ma magari, ragazzi, scopriremo qualcosa che non ci aspettiamo, ma qualcosa di orribile. Perché l'ambiente a me sta dicendo solo questo, eh. Oddio. Oh, oh mio Dio. Ça me dit rien qui vaille. Seigneur. Eh no. On dirait une cathédrale. Ils ont construit ça pour lui. Alors, il est en bas? Oui. Au cœur de tout ça. Ça ressemble à ce que le dernier seuil provoquerait. Aelia n'a pas réussi à le rejoindre. Et voilà ce qui est arrivé. Et alors? Il s'est passé quoi? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je veux pas savoir. Il le faut. Il t'a amené ici. Sì, ma perché? C'est ton héritage. Et si la sua eredità fosse qualcosa di orribile? Je veux être normale. Io ho timore. Hugo, pour que les choses reviennent à la normale, tu dois vivre. C'est ce que tu veux, mais je continue à tout gâcher. Mais tu ne le fais pas exprès. Tu es juste un enfant. Il y avait des enfants dans la ville rouge aussi. Je sais que c'est dur, Hugo. On se connaît pas très bien, toi et moi. Mais je sais que tu mérites une seconde chance. Même si on doit aller en enfer pour la saisir. Oui. Ma tête... c'est de plus en plus fort. Je veux qu'il sorte de ma tête. On y est presque. S'il se trouve ici, alors ce qui peut te sauver aussi. Ma non mi sembra. Si je finis encore par tout cacher. Arrête. Tu dois me faire confiance. No, ragazzi, no, no, c'è qualcosa di tremendamente sbagliato in tutto questo. Cioè, c'è qualcosa che può salvarti. Non l'ha salvato Basilius. Basilius non si è salvato, raga, guardate sto posto. E dai. E Emicia continua a illudersi che c'è qualcosa che possa salvarlo. Petit trésor. Je t'en prie, je sais. Non, tu sais pas. Pourquoi tu fais ça? Amicia. Viens, je vais te porter. On va le faire ensemble. C'est trop pour lui. Je suis désolée que tu doives subir ça. Je le fais pour toi. Je veux me reposer. Tu te reposeras. Mais d'abord, tu dois vivre. J'ai besoin de toi. J'ai peur de moi, Amicia. Arrête. Tu vivras. On se battra. On tiendra bon. Allez. Viens. Cioè, raga, immaginate cosa sta passando lui. Cioè, arrivare a dire ho paura di me stesso. È terribile. Est-ce que c'est
Le porteur. Oh, mieux. Ils l'ont enchaîné, le pauvre. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de lui, de son pouvoir. Voilà pourquoi ils ont bâti tout ça. Ils ont toujours eu peur. Ils ont tué un enfant. Il a appelé les rats. Ils se sont frayés un passage à travers les murs. C'est le point de départ. De quoi? La peste de Justinien. Il était triste. Il était très triste et en colère. C'est pour ça que la Macula nous a amenés ici. Il doit y avoir quelque chose. Un parchemin, une fiole. Quelque chose. Je vois rien du tout. Aelia, elle a échoué. Amicia. Elle a échoué, Sophia. J'ai entendu. C'est pas juste. Quand je mourrai... Tu ne vas pas mourir. Je ferai en sorte qu'ils meurent tous. Non, Hugo. Ils n'auraient pas dû mourir. Quand ils l'ont séparé de sa protectrice, il a perdu espoir. Il a cédé à la Macula et il les a tous condamnés. Il a eu raison. Non, écoute. Si seulement elle avait pu lui dire quelques mots... Il aurait su qu'il n'était pas tout seul. Il aurait vécu et épargné beaucoup de vies. Tu comprends? Tu vas vivre. Et moi, je serai là. Je te donnerai la vie que tu mérites. Une vie sans combat. Tu veux ça? On va se trouver un refuge. Ils n'ont pas vraiment l'air d'accord. Que se passe-t-il? Il faut partir. Shit. Oh, Dio, 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 Dio. Quindi, siamo... Ils ne t'auront pas. Économise ton souffle. Reste avec moi. Oddio, ragazzi. Dramma, dramma, dramma totale. Situazione di cacca, situazione di cacca. Situazione di merda. Oh, cavolo. Oddio ragazzi, è terribile tutto ciò, è terribile. Veramente terribile, insostenibile, cavolo. Cioè siamo venuti qua per scoprire che cosa. Basilius è stato imprigionato, è stato lasciato a morire come un cane. Oh! Oh, sta correndo. Oh, cavolo. Oddio, raga. Oddio, muovetevi. È terribile. Oddio, raga. Oh mio Dio. Correte, oddio, cavolo. Veloci. Oh. Minchia, non mollate adesso, dai. Mamma mia. Dites-moi qui sont restés là-dedans. Je crois que ça va. Personne n'est blessé. Hugo? C'était trop horrible. Oui, je suis désolée que tu aies vu ça. La Macula savait ce qu'elle faisait. La Macula sait s'y prendre avec les enfants. Ils l'ont attachée à des chaînes. Oui, mais toi tu vas vivre. C'est ça le plus important. Non, ce n'est pas le plus important. J'ai peur que tous les gens soient aussi méchants qu'eux. Et j'ai peur de ce qu'ils veulent me faire faire. Tu as raison. Écoute. Il y aura toujours des gens dans le monde pour faire des choses terribles. C'est dans l'ordre des choses.
mais crois en toi et en tout ce que tu peux faire de bien. Il y a des gens comme ça aussi, pour qui ça compte vraiment, qui veulent que tu aies une belle vie. Des amis comme moi. Les amis, ça sert à avoir envie d'être meilleur. Si tu en doutes, je comprends. Mais aie confiance en moi. Aie confiance en nous. J'ai confiance. On trouvera notre chez nous. Allez, quittons cette île. On a un bateau à récupérer et une mer de rats à traverser avant. Ils ne nous arrêteront pas. Tout est différent maintenant. E inizia qua il capitolo 12. La vita che meritiamo. Che dire, ragazzi, sono abbastanza sconvolta veramente, perché cioè la scena di questo povero bambino che è stato incatenato come se fosse la peggiore delle bestie ed è stato lasciato lì a morire da solo, quindi nella disperazione più totale, vinto dalla, insomma, dalla forza del suo potere, con la sorella che ha provato in tutto e per tutto a raggiungerlo per poterlo liberare, ma non c'è potuta riuscire, non c'è riuscita. E veramente scioccante come cosa. Quello che mi chiedo è adesso che succederà. Ovviamente. Décidément, c'est de pire en pire. Mais on dirait qu'ils savent déjà comment combattre les bestioles. Ça ne les sauvera pas éternellement. C'est trop tard. On s'en va. Mais il ne s'agit plus uniquement de cette île, Hugo. Nous devons partir, ou tout sera condamné. Quello che Hugo continua a chiedersi è perché portarci qua, nel senso, perché scoprire questa orribile verità, nel senso che c'è stato chi in passato appunto era come Hugo, quindi era una cosa che era già accaduta, tipo da tradizione, tra molte virgolette, perché lo stesso Basilius aveva una sorella che appunto voleva proteggerlo a tutti i costi, no? Tant'è vero è stata chiamata la protettrice. E quindi è una cosa che si è ripetuta nel corso degli anni, no? Quindi perché? A che pro? Comunque venire qua, sì, scoprire questa cosa, scoprire questa verità, comunque orribile, perché quello che ha fatto l'ordine, ragazzi, è un qualcosa di orribile. E adesso, cioè adesso andarsene, adesso fare cosa? Cioè continuare a convivere col potere di Hugo, che comunque in ogni caso lo ucciderà, perché questo è il destino, ragazzi, che lo aspetta. E boh, ci sono punti interrogativi che aleggiano ancora nell'aria e domande che non hanno ancora quindi trovato una risposta. Credo che ormai siamo parecchio vicini alla fine e sono comunque appunto curiosa adesso ancora di più di vedere quale sarà l'epilogo di tutta questa storia. Io spero che non sarà niente di troppo insostenibile, ragazzi, perché già quello che abbiamo visto oggi, scoperto oggi, è stato pesante, veramente. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!